Oggi vorrei condividere con te qual è il mio pensiero sulla responsabilità tra impiantista idraulico e impiantista elettrico. Capire dove sta la responsabilità. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, anche oggi siamo qui in cantiere perché con i ragazzi sono venuto a fare un collaudo di una pompa di calore su una ristrutturazione importante. Infatti si tratta di un edificio che è stato ristrutturato completamente e quindi soggetto a ristrutturazione importante. Però non è questo di cui voglio parlare oggi. Ma il focus di oggi non è tanto la ristrutturazione importante, ma sono tutti quei casi in cui viene sostituito semplicemente il generatore, quindi viene sostituita la caldaia con una pompa di calore. Infatti il nostro lavoro è soprattutto questo, no? Andare nelle case esistenti, togliere la caldaia e mettere una pompa di calore senza fare grosse ristrutturazioni. C'è un'enorme differenza tra ristrutturazione importante, nuova costruzione e semplice cambio di generatore. Infatti nel caso di ristrutturazione importante oppure di nuova costruzione, c'è un direttore lavori, c'è un progettista termotecnico e c'è un progettista elettrico. Ecco, il coordinamento di tutte queste figure viene fatto dal direttore lavori, che si assume la responsabilità che tutto vada a buon fine, secondo quanto stabilito dal progetto. Diventa molto più complicato invece nella semplice sostituzione del generatore. Infatti, nella maggior parte dei casi non c'è un direttore lavori per questo tipo di lavoro. Nella maggior parte dei casi non c'è nemmeno un progettista termotecnico e uno elettrico. Allora, dove sta la responsabilità? Come vedi, la parte idraulica è molto importante, ma non è l'unica. Però anche la parte elettrica ha la sua importanza. Infatti si parla di pompa di calore elettrica. Quindi le soluzioni possono essere due. O affidi il tuo lavoro a un'azienda che ha personale sia idraulico che elettrico al suo interno. Sono aziende però difficili da trovare, piuttosto rare. Oppure affidi il lavoro a un idraulico e a un elettricista. In questo secondo caso, a mio modesto parere, il vero coordinatore dovrà essere l'idraulico, perché la pompa di calore nasce per riscaldare casa, l'acqua calda sanitaria e fare raffrescamento. Quindi sono tutti compiti dell'idraulico, il quale dovrà coordinare, dirigere l'elettricista, indicandone quindi come fare i collegamenti elettrici e come far funzionare il tutto al meglio per ottenere l'ottimo risultato. Quindi viva gli idraulici preparati e professionali!